Ragazzi, ma giriamo un po' intorno e vi faccio vedere, qua siamo a Sarajevo. Buongiorno ragazzi, ci stiamo allontanando da Mostar, abbiamo fatto la nostra ultima giornata nell'appartamento che io chiamo Pappa e ci stiamo dirigendo verso Sarajevo, la capitale della Bosnia. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up. Vi svelo un segreto, io ieri sera ho avuto qualche problemino, tipo che gli ho fatto la buccia all'esorcista e mi sa che io e il Monster abbiamo dei problemi con l'acqua del rubinetto qua, non so per quale motivo, ma è così. Ma visto che io non sono in forma ma lui è in forma, abbiamo trovato sulla strada un posticino. Io non mangio, ma mostrino. Ma io sì. Faccio la dimensione di sta griglia. Ha preso l'agnello, quello che stanno rostando là sopra, tostando la griglia, e io per non rimanere a bocca asciutta ho preso la ciorba, è la loro zuppa praticamente, l'ho presa con le verdure. Spero che con la ragazza ci siamo capite, che non mi arrivi della roba pesante, adesso lo impariamo. Morbido, saporitissimo, non è più su di sale sembra, però è buono da matti, è buono da matti. Con le patate, le verdure, beh, è saporita. Ah, dovrebbe chiamarsi gombo. Ma sei un'enciclopedia, boss. Sa tipo di peperone. Spero non sia difficile come il peperone da digerire. Tra l'altro sto piattone qua viene tipo 2 euro, no 3 euro. È saporito, buono. Abbiamo speso 42,50 marchi. E fine della storia. Facciamo andare in camera perché è stato bello. Del Bosch e siamo a 2 minuti a piedi dal centro vecchio di Sarajevo. Siamo arrivati benissimo, il posto è comodissimo, si suona, il tipo apre e vi spiega tutto. Sono stra gentili, adesso vi facciamo vedere la camera. Sanazzone. Prego, guarda anche solo l'eleganza del numero. È tutto ristrutturato di nuovo. Card che si inserisce e si accende tutto, guarda il bagno che bello che è. Guarda che bello il letto. A me piacciono questi giochi di luce, io vado matte, faccio parte dei falenoidi e quindi l'elettricista, il mostrino. Scusate ma mi fiondo sul letto. Giunse la sera e dopo il pisolo io mi sono ripresa e ho fame. Stiamo portandovi in centro a Sarajevo vecchia alla sera. Ma rimango leggermente stupito, cioè come al solito comunque è sempre pieno di posti dove poter mangiare. Va bene per noi quindi. Esatto. La maggior parte di loro prendono sempre da bere poco, si vedono pochissime bottiglie di vino, si vede poca gente che beve dei birroni da un litro, qua proprio poco. Adesso vediamo cosa arriva. Molto carino perché è tutto pieno come al solito di mercatini, di gente che gira avanti e indietro. Bello, veramente bello. Il titolare ci voleva mettere fuori ma l'ultimo tavolino è riservato, peccato perché era molto particolare anche quello da fare. Comunque domani poi la città vecchia
vecchia ve la facciamo vedere fatta veramente bene, che poi per noi è domani, per voi sarà sabato prossimo o quello dopo, insomma. Tra le altre cose volevo provare la nera, invece mi ha dato la bionda, ha detto no problem. Poi io sono tutte molto beverine, leggere. E la mia ciorba, questa è di pollo. Oh, bella! Allora, no, per un attimo pensavo che ci fosse anche il tuorlo dell'uovo, invece no, era una carotina. E poi abbiamo preso il loro pane, che cioè ce ne hanno portato una valanga, E poi un'altra cosina, visto che la ragazza si era sbagliata, prima mi ha portato una birra chiara al posto di una birra scura, spero che questa me la offra lei. Ah, buonissimo, è molto morbido. Posso, questa qui quando l'hai finita di mangiare la ritiriamo su e ce la portiamo a casa nostra. Sa tanto di pollo e il brodino è bello, c'è del bel grassettino, sembra un po' il brodo che fa la nonna. Solo che a differenza dei brodi probabilmente come siamo abituati noi, qui lo fanno proprio con il petto della ciccia, non tanto le ossa e le altre cose. Questa è molto corroborante. È veramente tanto buona. Posso agguantare qualcosa? Qua c'è sicuramente una salsina con del curry. Questo qui deve essere un petto di pollo col curry. Comunque la carne la trattano sempre molto bene. Questa qui, da quello che ho visto all'ingresso, hanno fatto una sorta di tipo purè, però senza arrivare alla cottura pari del purè. Vedi come l'hanno fatta? E poi hanno fatto tutte le palline. Allora, intanto questa qui è molto, ma molto più soffice del purè. È buonissimo. Allora, questa inquadrala perché la voglio vedere anche quando dopo nel tempo mi chiederò qual era la birra più buona nera che ho sentito. Sa di chinotto, non gassata quasi, è molto leggera la gassatura, ma sembra un chinotto. Questa è la più buona birra nera che ho mai sentito. Ragazzi, sono i dolma che vi abbiamo già fatto vedere nel ristorante, quello mega figherrimo a Mostar. Sono degli involtini con fuori una foglia di qualcosa, di cavolo, in questo caso di foglia di vite, e poi ripieni di carne e riso normalmente. Adesso ve lo faccio vedere tagliato. Sono tipici anche questi della cucina bosniaca. E poi in questo caso li hanno cotti in questo sughettino di pomodoro, vedete? La foglia di vite sa di verde, non è la mia cosa preferita nel mondo, però il ripieno è molto buono. Cucciato nell'intingolo, diciamo che mangiato tutto insieme è molto gustoso, questo sì. Qua abbiamo, essendo Sarajevo, delle cifre un po' più alte. Abbiamo speso 56 marchi, che sono 28 euro, cioè in due, ragazzi. E adesso andiamo verso la nanna. Quindi per oggi è tutto. Ricordate, per favore, per supportarci, l'iscrizione al canale, il like di supporto, ma soprattutto condividete. Noi ci vediamo la prossima settimana con altri figherrimi video.